Questo è l'ultimo ciclo di lavoro che ho fatto. Inizialmente, come, diciamo, come tutte le cose che sono in fieri, diciamo, nell'arco poi di un'esperienza pittorica, prende le mosse da esperienze precedenti, da qualcosa che è successo in esperienze precedenti pittoriche. C'è questa dinamica, a cui io sono legato, che è noto che mi piace molto quando succede questo nel lavoro, cioè di scoprire le cose facendole, non, diciamo, non avere un progetto rigido, ma cercare sempre di trovare nell'azione, nell'accadimento, qualcosa che ti può suggerire una visione ulteriore, un passo avanti ulteriore. Quindi diciamo che tecnicamente questo ciclo di opere cerca di trovare un segno che sia il frutto di esperienze passate. I punti di riferimento fondamentalmente sono l'uso delle polveri metalliche e il cercare di inseguire un movimento delle masse di colore, delle forme, quasi una sorta di architettura naturale che allo stato sorgivo. Prima, presentandomi all'intervista, mi parlavi dell'origine, diciamo, dell'ispirazione, di quello che si poteva trovare nella mia pittura. C'è un forte sentimento legato alla natura, in senso così molto, molto vasto, molto lato. A volte invece mi sembra che più che di natura si possa parlare di qualcosa invece di naturale, cioè naturale inteso come naturans, cioè quello a cui partecipiamo tutti, cioè il naturans, il divenire, l'essere in continuazione in divenire delle cose. E questa è una pittura che proprio nel suo farsi è una pittura naturans, in cui accadono delle cose in quel momento che sono molto naturali, nel senso di morfologiche, cioè, come se questa pittura fosse assoggettata a delle regole naturali, cioè la regola, non so, del vapore, la regola della liquidità che crea immagini. Come se io cerco di lavorare come se fossi una forza della natura, cercando di partecipare alle forze della natura, ma di partecipare semplicemente. E quindi in questo ciclo c'era questa forte ambizione di trovare questo respiro che, come dicevo all'inizio dell'intervista, era qualcosa che io avevo intuito lavorando, guardando, no? Alla base di tutto c'è sempre lo sguardo, è sempre lo sguardo che capisce, che percepisce, che riconosce. Il pensiero è molto in ritardo rispetto allo sguardo, il pensiero è sempre una formalizzazione, è sempre un cercare di chiudere, anche di trovare un senso ovviamente, no? Però a me quello che piace spesso è cercare di rimanere sempre un passo prima, no? In questa specie di dorata, tra l'altro, ignoranza, che ti permette di affrontare la cosa pittorica con quell'innocenza che però può produrre sempre la scoperta, l'errore, l'illuminazione, diciamo. Non prendersi dei rischi, ma sempre all'interno ovviamente di una gabbia che uno si costruisce a priori, no? L'artista e prima ancora l'artigiano conoscono bene il materiale, conoscono bene il processo e ovviamente vogliono stupirsi, però attraverso delle regole molto, che loro conoscono molto, molto bene. Quindi io qui ho un sistema di regole al quale mi riferisco e poi cerco di lasciare andare le cose. Stavo dicendo di queste due condizioni di luce dell'alba e del tramonto. Stavo parlando di questa esperienza che nasce un po' in studio con la sorpresa sempre di vedere la reazione di questo tipo di lavori con queste polveri metalliche, la reazione al momento, in questo momento magico della giornata, che è il momento in cui scompare
la luce diretta, quindi c'è un riverbero generale di luce che tocca queste superfici di questi quadri, e lì succede qualcosa di straordinario. Quindi, diciamo, come dire, uno spunto che io comunque ho seguito come strada maestra per questo ciclo di opere è stato questo: è stata l'idea che questi devono essere dei quadri per l'alba, quadri per albe e tramonti. Cioè, sono quelle cose che ti girano in testa quando sei al lavoro e ti danno un po' anche dei punti di riferimento, o semplicemente ti danno un po' quella sorta di adrenalina che aleggia tra la psiche e l'anima. Che ti fa sentire un po', ti fa un po' essere un po' innamorato di quello che stai facendo, no? Allora, l'idea di fare, ecco, questa descrizione, quadri per albe e tramonti, era qualcosa, e così anche nella sua ingenuità mi ha molto incoraggiato a continuare, no? Perché anche lì c'è l'intervento di qualcosa che non è prettamente, diciamo, legato poi a una condizione tecnica pittorica insita nell'opera, però c'è la partecipazione, no, dell'elemento naturale, che in questo caso appunto non è solo l'elemento della luce, è anche di un momento particolare della luce, che è questo momento della transizione, questo momento del passaggio. Mi piace l'idea che è qualcosa di semplice, ma allo stesso tempo è assolutamente misterioso, e quindi far che tutto partecipi di questo mistero. Qualcosa che ripeto, ha aiutato a essere innamorato, no? E quindi, se tu poi la mattina ti svegli e pensi che scendi a studio, hai questa sensazione come se stai per incontrare qualcuno che ami, funziona.